Salve gente, sono Jack Gaming Knowledge e benvenuti nel terzo video di questa mia blind run di The Witcher 3 a difficoltà Marcia della Morte. Allora, abbiamo raggiunto il livello 2, abbiamo 4 punti abilità e ora forse qualcuno lo spenderemo. Ho visto anche un tutorial che mi ha spiegato alcune cose. E ora mi trovo nel deposito, perché? Perché inizialmente tutte le armi che raccoglievo in giro, perché a me piace raccogliere tutto, le vendevo. Adesso invece mi sono reso conto che volendo si possono smontare per ottenere dei materiali, però per smontarle bisogna pagare. Quindi siccome non so effettivamente se conviene di più venderle oppure tenersele e smontarle, forse è meglio per adesso tenerle e poi più avanti quando avrò più soldi e capirò meglio magari se ci sono materiali importanti che possono servirmi, potrò decidere poi di smontarle successivamente. Il deposito credo che dovrebbe essere infinito, no? Credo dovrebbe essere infinito. E che quando me ne andrò da questa mappa, andrò nella prossima, dovrei portarmi tutto dietro. Mi sembra una cosa logica. Non credo potrebbe essere diversamente. Questa è la spada originale da Witcher, ce la teniamo, anche se pesa 1,74. Ho messo gli equipaggiamenti migliori, quindi tutti questi li possiamo tranquillamente togliere. Abbiamo usato una di queste rune su degli stupidi stivali per colpa di un tutorial che ci ha costretti a farlo. Ma vabbè, pazienza. Ora siamo scesi a 33 su 60 di peso. Ho notato che gli oggetti rari, tipo no, la chiave pesa. Però i libri, i documenti, cose del genere non pesano. Neanche il cibo pesa. Vediamo, nemmeno la birra. No, non pesano. Questi nemmeno. Quindi fondamentalmente tutto il peso si trova principalmente negli equipaggiamenti, quindi dobbiamo gestirci il peso di questa roba qua. Ora 33 credo sia la roba che ho addosso più le altre cose che sono qua in giro. 33 su 60, che però non è un grosso problema. Perché non è un grosso problema? Perché andando nelle abilità. Allora, poi come l'ho equipaggiato? Ah, ecco. Scusate. Allora, ecco, in questa cosa grigia ci sono i mutageni. Ok. Questi mutageni sono questo coso qua, che non so da dove sia spuntato, sinceramente. Forse l'ho trovato, l'ho ottenuto con una missione, o era sempre qui. No, credo. Forse l'ho sbloccato salendo a livello 2, non lo so. Fatto sta che questi cosi si equipaggiano. E poi, se ad esempio, ora io qua vicino al mutagene metto delle abilità dello stesso colore, il mutagene aumenta il suo effetto. Quindi da vitalità più 50. Se ad esempio io mettessi due di queste abilità qui, che posso sbloccare, la vitalità salirebbe a 100 e poi a 150, ad esempio, collegandosi con le cose vicine che equipaggio qui. Quindi c'è anche questa meccanica un po' puzzle di posizionamento delle abilità di Geralt. Interessante, secondo me è una cosa carina, che crea possibilità ulteriori di sviluppo del personaggio. Ora, quello che io ho capito è che ci sono cose che posso sbloccare subito e altre che mi dicono, vedi, punti aggiuntivi specifici necessari per sbloccare 6. Credo che questo non significhi che ho bisogno di 6 punti per sbloccare una sola abilità, perché credo sarebbero veramente troppi punti. Credo che bisogna avere utilizzato 6 punti in tutte le abilità. Quando avrò usato 6 punti in tutte le abilità in generale, o forse 6 punti nell'abilità, in questo tipo di abilità, non so di preciso quale tra le due, poi potrò accedere al livello successivo. Quindi, ad esempio, non so, spendo 6 punti qui e poi mi si sbloccano anche queste. Oppure devo spendere 6 punti nella prima fila e poi mi si sblocca la seconda fila. Altra cosa interessante è che praticamente tutti i segni hanno qui nella seconda fila. Questa non è la prima fila, questo è il segno e basta. Questa è la seconda, prima fila e seconda fila. Nella seconda fila hanno la modalità alternativa.
ad esempio, questo è il segno che confonde gli avversari, normalmente li fa scappare o li fa comunque fermare, invece nella modalità alternativa ne prende il controllo, diventano nostri alleati e inoltre fanno più danno. Questo è il segno della barriera, Queen. In questa modalità invece usiamo un vero e proprio scudo che addirittura ci fa recuperare energia. Questo potrebbe essere molto utile per la mia tipologia di gameplay che sto facendo, perché a Marcia della Morte ci serve molto proteggerci dagli attacchi e recuperare energia, soprattutto io che non amo usare pozioni e robe simili, ma che più avanti credo che dovrò fare. Vabbè, questi quindi sono gli esempi. La fiammata invece di diventare un attacco ad area diventa un attacco dritto, che penso faccia più danni in singolo, ma ovviamente meno danni ad area. Questo cosa fa? Vabbè, solita, colpisce tutti i nemici in un determinato raggio. Un'onda di energia telecinetica che infligge vagilamente ai nemici e li lascia vulnerabili a ulteriori attacchi. Non ho ben capito la differenza. Vabbè. Allora, sinceramente non so bene cosa fare, quindi andiamo con le cose importanti che aumentano la qualità della vita. Questo per primo. Perché aumenta il peso massimo di altri 60 quadrato. Oh. Ok. Forse uscendo e rientrando quel 60 diventerà 120. Vediamo. Che continua. Ah, devo equipaggiarlo, vero? Devo equipaggiarlo. Ok. Attiva, ma posso metterli solo qua? Ancora non ho capito bene come funziona. Forse in base al livello, essendo a livello 2, posso equipaggiare solo due cose. Boh, ok. Non credo riuscirei, cioè lo trovo veramente comodo questo. Però certo, se posso equipaggiare così poche cose, vabbè, almeno all'inizio del gioco mi darà una bella mano. Poi un'altra cosa che mi sembra super utile è questo che aumenta la vitalità di 500. E sempre visto che siamo all'inizio e che abbiamo tipo... Andiamo nell'inventario. Ecco, abbiamo 913. 500 aumenta all'improvviso la nostra resistenza, la nostra energia totale del 50% in più, è tantissimo. È veramente tantissimo, quindi credo che sempre sia una cosa che all'inizio del gioco potrebbe tornarci molto utile. Un'altra abilità interessante era questa. Tutte le azioni difensive generano punti adrenalina, che l'adrenalina ci fa aumentare i danni che infliggiamo, tipo. Anche se qui c'è scritto i punti adrenalina aumentano il danno da armi e l'intensità dei segni. Ma non era già così? Questa cosa mi ha confuso. Questa sembra che sarebbe utile. Oppure diamo un'occhiata qui nell'abilità d'attacco. Questo silenzio deve essere tipo insopportabile. Non sento niente io, figuriamoci voi, sentirete soltanto il rumore di sottofondo del microfono. Aumenta 500 i danni degli attacchi rapidi. Acquisizione punti adrenalina più 1%. Cioè che ogni attacco prendo 1% in più di adrenalina? O che l'adrenalina massima aumenta dell'1%? Boh. Aumenta del 5% i danni degli attacchi potenti. Vabbè, quindi attacchi rapidi, attacchi potenti. Anche se queste sono cose un po' così, visto che qua... Guardate, ogni pezzo di armatura leggera aumenta del 25% i danni critici e del 5% i danni degli attacchi rapidi. Ogni pezzo di armatura media aumenta del 5% l'intensità dei segni e del 5% rigenerazione. 5% vitalità massima e 5% danni degli attacchi potenti. Quindi... Cioè, praticamente basta mettere questo ed equipaggiarsi per ottenere dei bonus che possono essere addirittura superiori a quelli che ci sono qua. Anche se qui possiamo prenderne fino a 5, quindi possiamo arrivare a 25% di danni extra, di rapidi e pesanti. Ma sempre all'inizio otterrei più bonus maggiori con questo, soprattutto con quello del bonus leggero. Poi questa è una cosa potentissima, ogni pezzo
Aumenta del 25% i danni critici, cioè il critico diventa una cosa potentissima. Cioè, questo mi potenzierebbe veramente, veramente tanto. Mentre probabilità di critico. Questo è un attacco nuovo, attacco roteante, colpisce tutti i nemici circostanti. Per tutta la sua durata, l'attacco consuma vigore e adrenalina. Ok, però ci consuma l'adrenalina. Qualche attacco nuovo sarebbe utile. Un bel attacco ad aria con la spada, soprattutto perché veniamo circondati molto molto spesso ed è fastidioso. Inflige danno aggiuntivo in proporzione al vigore consumato, ignora la difesa nemica. Vabbè, no. Dopo un attacco riuscito, l'attacco successivo inflige 30% di danni extra. Qualche altro attacco particolare? Oh. Ma solo quello c'è come attacco extra? Prendendo la mira, ogni dardo aumenta i colpi critici. Utilizzando un segno saranno consumati 3 punti di adrenalina per potenziare tale segno al massimo livello. Sbloccandone tutti i bonus e aumentando del 25% l'intensità dei segni. Oh mio Dio, ma cos'è sta cosa? Conferisce subito un punto di adrenalina all'inizio del combattimento, aumenta il 5% di adrenalina generata dagli attacchi con spada. Quando la vitalità scende a zero, vengono consumati subito i punti di adrenalina per ripristinarla. Questo è interessante. Molto buono per aiutarci a sopravvivere. 25% della vendita di adrenalina. Ma attacco roteante, cioè praticamente c'è un attacco extra che però è qui e basta. Ma dobbiamo mettere ben 20 punti qua in giro per sbloccarlo. Ci vorrà un bel po'. Allora, direi di andare sul sicuro. E basta. Scegliamo la vitalità o quello dell'armatura leggera. Nel frattempo il coso del peso si è aggiornato. Sono già passati 12 minuti e io non ho fatto niente. Aumenta 25% dei danni critici. Facciamo una cosa, un secondo, diamo un'occhiata. Come faccio a capire che tipo di armatura è? Armatura leggera, 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 leggera. Ok, noi abbiamo 4 pezzi di armatura leggera. Quindi significa che aumenteremo del 20% i danni e del 100% i critici inflitti. È una cosa assurda. È una cosa assurda che potremmo ottenere altrimenti soltanto mettendo 4 punti qui in memoria muscolare e basta. Aumenta del 2% la probabilità di critico di un critico attacco rapido del 15% sui danni. Dovremmo mettere 4 punti qui. E praticamente 5 qui per raggiungere gli stessi risultati. È una cosa assurda, veramente. È un bonus iniziale, secondo me è troppo buono. Ma scegliamo la vitalità. No, sono troppo indeciso, maledizione. Avendo 50, 500 di vitalità in più, anche il segno della protezione durerebbe più a lungo. Perché si basa sul 23% della mia vitalità massima. Quindi sarebbe una cosa molto molto buona. Basta. Beh, io posso sbloccarli entrambi. Però posso metterne solo uno. Ok. Ormai questo l'abbiamo sbloccato. Quindi equipaggiamolo. Potrei metterli anche. Che palle. Potrei anche metterli entrambi e usare questo solo quando è necessario. Sì, credo sia una buona strategia. Facciamo così. Ok. Ok, mi ritengo molto soddisfatto. Abbiamo creato anche una strategia di utilizzo delle abilità. Allora. Ma non c'è un modo per dormire tipo in una locanda e ripristinare energia?
got anything interesting. Depends what you're after. Allora, noi dovremmo tipo recuperare 1000 di energia, no? Cos'è questo? Carte di Gwent! Wow! Allora, 80 e 80. Ma costa 75? Vabbè, va, cioè non si può comprare nulla. Farewell. Ho anche capito, credo, perché nell'ultimo video alcune guardie mi avevano attaccato. Si può rubare praticamente nel gioco. E ci sono delle cose che non si dovrebbero raccogliere. E possono attaccarti in quelle occasioni, se per sbaglio rubi qualcosa. Anche se quando mi hanno attaccato in questo punto, forse... Ah, vedete! Vedete, scusate, vedete. Mi ha attaccato. Solo che il segno, cioè, compare la mano quando stai per rubare qualcosa. Però qui non è comparso. Infatti dicevo, vabbè, forse... If my dear friend Geralt of Rivia seeking Isabella of Ascoltiamo. Yore, the sorceress Yennefer, she'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Il fatto che ogni volta riparte sta cosa è fastidiosissimo, ma non compare se moriamo. Infatti mi sono fatto uccidere di proposito. Peccato che mi ero dimenticato che in realtà avrei dovuto comunque ricaricare, perché le guardie non ti uccidono, poi ti prendono i soldi. Dicevo, normalmente compare la mano, che significa che puoi rubare. Ma qui non è comparso. Ma tra l'altro erano girati di spalle, perché mi hanno attaccato? Beh, sono veramente, ma veramente confuso. Ok, questo l'ho preso. Oh oh! Di nuovo! Ma secondo me è... È tipo un bug, cioè. Allora, mi sono fatto un bel po' di giri dopo l'ultimo video. Ho esplorato tutta questa zona. Sono arrivato pure qua. E ho distrutto questa tana, mi pare. È trasparente, dovrebbe essere distrutta. Sì, invece questa è bianco. Questa non è distrutta ancora, che l'avevo trovata all'inizio del gioco. E ho camminato per tutta questa zona fino a qui, forse. Comunque è arrivato tipo in una parte molto alta in cui c'era tipo un accampamento di banditi. E poi avevo il peso al massimo e per tornare indietro me ne sono andato verso i confini del mondo e mi è partito il viaggio rapido. Un piccolo trucco per viaggiare rapidamente, perché per viaggiare rapidamente bisogna essere ai crocevia. Però se raggiungi il limite del mondo poi teletrasportarti, quindi ho usato sta tecnica e poi mi sono teletrasportato qua. Ora io direi di andarci in queste zone e andare a cercare questo tesoro perduto qua. Cos'è? Boh, una delle tante missioni che mi sono ritrovato a sbloccare. Questa è un'altra missione. Ah no, non l'ho selezionata. Vediamo. Ok, questo mi porta sempre in queste zone. Loro, altre missioni... Ah, sono tutte caccia al tesoro, ok. Vediamo. Ma tutte qua sono? Allora, caccia al tesoro... Allora, Lord dei Disertori. Ho sbagliato di nuovo. Ricchezze temeriane. Ed è sempre qua. E caccia al tesoro. Di nuovo sbagliato. Ok, sono qui. Va bene. Allora direi, andiamo a fare ste robe qua. Praticamente ci sono due casse. La cassa vicina alla...
più vicina alla porta dell'osteria. Non fa niente, ma appena prendo l'altra, non so perché si triggera e... boh, e ci attacca. Non l'ho capita proprio sta cosa, ma va bene. Allora, iniziamo dalle cose più vicine. Ok. Allora. Abbiamo il nostro segno che ci indica quel punto di interesse. E poi la missione attiva nella parte più vicina. Wow, quello l'avevo visto in lontananza. Ma i cavalli! Ma posso ucciderli? Non fa niente? Ma l'ho colpito o non li posso uccidere? Ah no, non li posso uccidere, ok. O almeno credo, boh. Vabbè. Ah, se proviamo... no, ok, i cavalli sono invincibili, va bene. Forse inizialmente si potevano danneggiare, ma poi magari qualcuno si è lamentato. No, i cavalli! Che crudeltà contro gli animali, questo gioco è immorale. E li hanno resi immortali. Però i cervi sì, poveretti, boh, vabbè. Ok, tesoro nascosto, facciamo... vabbè, non c'è bisogno di salvataggio là vicino. Prepariamoci. Ah, lupi, lupi. Ok. Maledetto. I lupi si affrontano... così, si aspetta che sono belli vicini. E poi si usa igni. Oh oh. Non è quello che volevo. Tra l'altro ho scoperto una cosa che non ho capito sinceramente. Allora, se io premo L1 e basta, si blocca il tempo e decido con calma. Se invece lascio premuto, il tempo scorre, quindi sono inculato e rischio di venire ammazzato. Cioè, perché questa differenza? È stupida. Boh, vabbè. Allora, c'è qualcos'altro da questa parte? Ok, quando ci sono i lupi così... ok, vediamo. No, no, no. Madonna, due colpi. Ma... qua ci sono altri nemici. Altri lupi. Oh, 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 merda. Merda, merda. Oh, 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 oh. Oh, 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 calma, bello. Un colpo e sono finito, aiuto. Mi stanno... merda. No, madonna. Ho fatto sta stronzata. Perché siccome... ho eliminato il lupo in due colpi, come cazzo è possibile? Ho pensato, vabbè, allora il personaggio si è potenziato effettivamente. Posso eliminarlo in due colpi, sarà facile. Allora mi sono gettato all'attacco. Ho detto, vabbè, li ammazzo subito. Invece non riuscivo più ad ucciderli in due colpi. Forse ho fatto due critici di seguito, non ci ho fatto caso.
Cioè, è plausibile se ho fatto due critici, perché visto che il critico adesso dovrebbe fare 100% in più di prima. Boh, vabbè, ora vediamo. Allora, usiamo questo prima di arrivare vicini. Selezioniamo Igni, prendiamo la spada. Oh, e sono già fottuto praticamente. Cioè, ma avete visto che la telecamera si stava spostando, no? Cosa significa? Significa che in quel momento Gerard stava schivando. Perché sono stato colpito? Ma è invincibile o no durante queste schivate? Cioè, io non riesco più a capire. C'era vicino un albero. Può essere che siccome c'era l'albero, allora le hitbox si sono sballate e sono stato colpito lo stesso? Ah. Come on. Ma guarda che ora muoio. Ma beh, due colpi, perché? Ma era a livello più basso, boh. Poi c'era anche un'altra abilità molto bella. Che mi faceva recuperare energia al sole. Mi ha vibrato di nuovo il controller. Forse ho capito cos'è. Vediamo se ho ragione. Forse vibra quando si toglie la barriera. Vedete, queste sono le fetch quest praticamente del gioco, le cacce al tesoro. Ma, cioè, è normale. Quindi, abbiamo missioni secondarie e contratti, che sono le quest curate. E poi le cacce al tesoro, che semplicemente ci spingono in giro a raccogliere robe. Ah, ecco cosa volevo fare. Volevo vedere nell'inventario se c'erano cose nuove da leggere. No. Forse erano degli schemi quelli che ho ottenuto. Vabbè. Ok. Allora, qua sembra che non ci sia altro. Mi ha vibrato di nuovo il controller, sì, e la protezione è finita. Quindi, ok, abbiamo la conferma. Ottimo. Quando mi vibra il controller mi avverte che la barriera si è tolta. Ottimo, sapere questa cosa è molto molto importante. Ora, io volevo vendicarmi contro quei lupi.
Madonna, qua col segno igni. Ok. Oh, oh, merda, 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 merda. Merda, merda. Ma cazzo. Non posso scappare? Non serve a niente. Calma. Calma. Ok, abbiamo la nostra barriera. Barriera. Ok. No! Cazzo. Madonna. Mio Dio, guardate l'energia. Anzi, guardate la non energia. Io ho sentito soltanto di persone che dicevano che il combattimento era o troppo facile o direttamente troppo, come si dice, sleale, unfair. Ma secondo me no, secondo me anzi, alla fine il combattimento è bello. Il problema è che a volte succedono cose strane, a volte ti ritrovi ad essere colpito senza aver capito perché. E questo è il problema, ma il combattimento non è sleale. Devi essere bravo. Ah, vabbè, dai. Forse potrei attirarli. Vabbè, lasciamo stare. Allora, un'altra cosa vi racconto mentre torniamo indietro. Allora, intanto... No, non era qui. Questo l'abbiamo trovato insieme. Ah! Un lupo è stato attirato. Non era qui l'accampamento che avevo raggiunto. Ma dove diavolo era? Era più... Un secondo, eh. Non era molto più in qua, forse più o meno qui. Ah no, questo era forse. No, questo è dove sono andato prima. Vabbè. Basta, andiamo dritti verso il nostro obiettivo. Avevo trovato verso i confini sempre del mondo, dove poi sei costretto a teletrasportarti via. L'ho raccolta lasciando X mentre stavo correndo. Avevo trovato un orso e ho combattuto contro un orso. Aveva tantissima energia e mi one shottava. Mi one shottava con un quarto di energia. No, un terzo di energia avevo. E mi one shottava, giustamente. Ma è stato molto bello combatterlo. Allora, siamo in zona. Vediamo un po'. Vabbè, sicuramente devo andare dentro... La casa. Nel frattempo ho trovato tanti equipaggiamenti. Forse dovrei dare un'occhiata. Per vedere se ho qualcosa di nuovo e utile. Ok. Evitiamo di entrare là dentro. Non vorrei rimanere buggato a morte. Ok, abbiamo esplorato.
Direi di fare un salvataggio, non mi piace molto. Gerard, potresti agire in maniera... Se stupisse perderemo la guerra con dei soldati simili a femminucce. Porta subito il bottino al nascondiglio e poi rivendilo. Ricorda però che le insegne vanno sepolte o bruciate. Se qualcuno le dovesse riconoscere, saremmo in guai seri. Ho aggiornato un'altra missione. Ah, ok. Bene, quindi sì, ho completato entrambe, erano collegate. Ah, ragazzi, sto ridendo perché da quanto tempo non provo questa sensazione, la sensazione di completare una quest secondaria. Da quanto tempo? Vabbè, cioè non è che qua i frutti siano così tanti, cioè avevamo 50 punti esperienza, ora abbiamo 114. Sono di più quelli che abbiamo guadagnato uccidendo lupi a caso. Però abbiamo ottenuto oggetti dell'inventario e abbiamo completato comunque la missione. Anche se non ci ha dato niente di chiaro. Però, cioè, portandola a termine abbiamo trovato oggetti, no? Queste cose che non... Boh, ok, esistono. Questa è la spada che ho trovato. Più scarsa di... No, uguale a quella che ho equipaggiato. A livello di potenza. Spada lunga di Velen, 29-35, ma cambia qualcosa in base alla tipologia? Spada corta d'acciaio, 29-35. Essendo una spada corta, forse è più veloce questa. Chissà se c'è differenza. Beh, credo di sì. I moveset dovrebbero cambiare. Vediamo un po'. Resistenza al perforamento, percosse e fendenti. Perforamento, percosse e fendenti, uguale. Ah, questa ha più 4 ai fendenti. Va bene, ok. Quindi... Poi questo... questa è più scarsa. 10, 15, 25. 7, 10, 15. Wow, allora, armatura questa a 19. Questa a 23, però. Non ho idea di cosa cambi. Ma la verità è che a primo impatto questa mi sembra migliore. Con queste percentuali. Però vabbè, teniamo quella che è armatura maggiore per ora. Guanti, vabbè, questi sono indubbiamente migliori. Molto. E vabbè. Vabbè, questa sì. Facciamo il confronto con questa qui. Inutile. Qua c'è una belva. Mi migliora il segno Queen, tra l'altro, che è quello che usiamo di più. Bellissimo. Ok, abbiamo un nuovo equipaggiamento preferito. Ok, abbiamo completato. Adesso sembriamo veramente dei pagliacci. Abbiamo trovato anche Stascia. Livello 5, ma... Però potente, 57-69. Ok. Una nuova sella. Ok. Proviamo. 20 vigore. 20, 25. La nuova sella ha 25 di vigore per Rutilia. Poi ho trovato questa chiave da un soldato tipo morto vicino al fiume, andando verso nord. Forse potrebbe servirmi proprio verso nord, dove c'è una fortezza. Dove
Dove devo continuare, credo, il gioco. Non lo so dove potrebbe servirmi. R3 ordina gli oggetti. Ma se li ordino, me li indica come tutti visti? Sì. Sì, mi ha tolto la spunta. Ok, va bene. La nostra missione è selezionata. Direi di muoverci. Allora, muoviamoci in maniera comunque larga per guardarci un po' intorno, tipo qua. Cos'è questo? È un'entrata. Taglialegna. Che cazzo sta facendo? Veramente bella comunque la caratterizzazione. Cioè, veramente, il mondo di gioco. Questa è solo l'area iniziale. Bisogna vedere se la cura dei dettagli rimane invariata. Questo non lo possiamo sapere. Cioè, almeno io non lo posso sapere fin da adesso. Cambiate la musica. Attenzione, siamo in un cimitero, c'è una runa. Forse qui si evocherà un nemico che già ho combattuto, un altro tipo di Wraith, non diurno, che subiva danni normali. Vediamo se è così. Era un Wraith che si evocava quando mi avvicinavo alla runa. Vediamo se. Ecco, esatto. Questo è scarso comunque, non è. Vabbè. Fa un attacco teletrasporto in cui mi tira due colpi. E poi si fa colpire. Ma che? Ma no, ma cos'è? Ma l'ho battuto, si è buggato. Ma l'ho battuto o si è buggato? Ora mi sta venendo il dubbio, ma quello che ho affrontato off screen senza registrare. Credo. Allora, credo di averlo battuto. Perché non attaccavo così tanto. Facevo un paio di colpi e poi schivavo perché avevo paura. Quasi come lo conoscevo ero molto più aggressivo. Credo di averlo battuto il primo. Mio Dio. Basta. Solo due colpi, vapo. Ma che cazzo? Ma forse non è un bug in realtà. Non ci sto capendo un cazzo. Forse è una specie di boss battle a fasi. Ora ricompare più avanti. Più avanti. Ancora non capisco perché a volte non le rompe le porte. Ah sì, ora ricompariva qua. Ok, non era un bug. Ok, va bene. Quattro punti esperienza. Wow, proprio. Witcher Colcrim. Mi sono appellato alla legge tamariana e ho chiesto di essere sottoposto al Lord Dalia anziché al processo imbastito del baronetto della zona. È stata accolta e domani dovrò ripulire la cripta. Va bene, questo qua ha fatto qualche minchiata. Non. C'era scritto lì, ma non mi interessa per niente sapere cosa ha fatto. È venuto qua a
E ha fatto una fine di merda. Contro un Wright scarsissimo. Cioè, vedete, questo Wright è normale. Quello che ho pensato è che forse devo affrontare il Wright notturno, cioè diurno, effettivamente di notte magari. Perché lui compare di giorno. E insomma spaventa tutti. Però noi possiamo evocarlo bruciando le ossa. Quindi forse se lo evochiamo di notte è meno potente. Forse è così che funziona. Cioè qua devono fare che questa torcia qui sopra è caduta. Non lo so, però si sono dimenticati a toglierla da sopra. Boh, fatto sta che quella sopra non la posso accendere. Come se non vi fosse. Sto accendendo tutto nella speranza che succeda qualcosa. Qua compare il segno, ma... Ok, ce l'ho fatta. Ma posso... Ah, questa era un'altra. Questa anche potrei accenderla. In realtà... Vabbè, non credo che accendere tutte le torce serva a qualcosa. Ah, ma siamo... Ah. Oh, oh. No! Ah, siamo arrivati. Quindi sì, la missione è completata e abbiamo fatto tutto. Ma volevo accendere tutte le torce. È un'impresa. Forse da qua. Ah. Ok. Gerard. Vabbè, basta, lasciamo stare, inutile. Ok, quindi vediamo un po'. Abbiamo fatto tutto qui. Sì. Ok, allora. Ho le tane dei mostri da distruggere. Ho una sola bomba. Aspetta, ma posso creare un'altra bomba? Come le avevo create? Forse qua le avevo create. Alchimia, vediamo un po'. O no? Ah, qua? Allora, creazione. No, questo mi fa creare le componenti. Mio Dio. Dardi. Pantaloni, spade. Come cavolo l'avevo creata la bomba? Vabbè, quando lo capirò avrò una terza bomba, perché me ne servono due. Ne ho una. Poi andrò a distruggere le tarne dei mostri. Basta andarci sopra, premere X. E lui poi piazza la bomba, ti allontani ed esplode. E se non ti allontani ti esplode lo stesso, ti esplode in faccia, però non fa tanti danni. Vi racconto le altre esperienze che ho fatto off screen. Ah, allora, quindi, diamo un'occhiata alle missioni. È veramente molto molto soddisfacente. Oh, ma, oh mio Dio, cos'è questa? L'avventura del Gerard di Siena... Vabbè, abbiamo sbloccato questa missione all'improvviso dal nulla. Abbiamo ancora il mistero del Wright. Acchiappali tutti i Pokémon. Direi di... Do un'occhiata rapida qua intorno. Vedere se c'è qualcosa. E poi... Torno rapidamente dal Wright per vedere se quella teoria dell'evocarlo di notte... possa funzionare in qualche modo per sconfiggerlo. Vediamo se dipendeva da questo, perché era troppo forte. Cioè non aveva senso. Qua mi sono incinocchiato o no? Boh. Credevo di essermi inginocchiato già prima. Ma forse quando ti inginocchi la prima volta ottieni un punto abilità, e poi puoi inginocchiarti più volte per ottenere dei bonus momentanei
Che dovrebbe essere quel cerchietto verde sotto la barra dell'energia che potenzia i segni. In questo caso dovrebbe potenziare Igni. Ok. Non posso viaggiare a caso, vero? E allora facciamo la seguente. Ci facciamo una corsetta. Vediamo così se troviamo anche qualcosa nel frattempo. Anzi, salviamo pure, va, che qua da un momento all'altro potremmo venire attaccati a caso da delle guardie. Ah, sì, qua c'ero stato già. Infatti sono stati totalmente derubati questi poveretti. E quella è la fortezza che vi dicevo. Ci sono andato e c'era anche una parte tipo nascosta vicino all'acqua dove c'era una prostituta che ballava e tre guardie tipo che ridevano come dei beoti. Una cosa buffissima. Però la prostituta era vestita, quindi non vale la pena andarci. Era vestita tanto. Eccoci qua. Continuiamo a correre. E possiamo teletrasportarci. Era qua. Proprio qui c'era tipo la prostituta. Questa è la prossima tappa. Ora poi off screen mi esploro anche queste zone qui. Così avrò completato l'esplorazione di tutta la mappa. E nel prossimo video andiamo avanti proprio col gioco. Quindi al quarto video avremo completato Biancofrutteto in maniera totale. Credo, spero. Sì, sicuramente lo completeremo. Al massimo farò qualche taglio. Raggiungeremo la fine di questa parte. Ci dovrebbe essere il combattimento col grifone, poi. Ma che cazzo, no? Ma perché si è evocata? Ah, vero. Perché di giorno spunta da sola? C'è un altro salvataggio. Allora, sono confuso. Sono molto confuso. Allora, vediamo un po'. Ma... Ah no, aspetta, missione aggiornata, cosa? Ah, questa volta faccio un po' più male. Ma non si è evocato. Non si sono evocati i cloni questa volta? Ok. Ma vabbè, sono le 4. Sono le 4 ed è scomparsa. Comunque la stiamo battendo. Questa volta siamo decisamente più forti. Farò un 50% totale di danni in più, credo. Forse anche di più. E quindi è molto più facile. Devo provare a bruciarla di notte. Ora sono curioso di vedere se riapparendo comparirà di nuovo a massima energia quell'energia che gli ho tolto. Ma poi forse non dovevo batterla, forse dovevo concentrarmi nel finire e bruciare sto coso, boh. Sono super confuso.
Di nuovo a piena energia. No, vabbè, dai. È inutile, a questo punto proviamo l'altra teoria ed evochiamola di notte. Però forse non c'entra niente, forse è un Wraith diurno solo perché compare di giorno a rompere le balle. Non perché è più forte di giorno. Boh, allora. Questo dovrebbe essere l'orario normale. Come cavolo funziona? Allora, noi ora siamo qui. Queste sono le 16. Questa è l'alba. Allora, queste sono le 12. Sì, giusto. Allora, ok. Aspetta, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, sì, sono 12 e 12. Ok, perfetto, sì. Quindi questa è mezzanotte. Usato alcol per rifornire cosa? Vabbè. Vediamo se funziona sta teoria. And the bracelet. Igni. Col cazzo, sembra uguale. Ce l'abbiamo fatta, siamo stati
dei supereroi, abbiamo guadagnato 2 punti esperienza. Cioè, non so nemmeno se li abbiamo guadagnati ammazzando sto coso immortale. Perché mi pare che avevamo 114, ne abbiamo guadagnati 4 uccidendo l'altro e 2 ora, perché siamo arrivati a 120, 2. E io sono super confuso. Credo ci fosse un altro modo per batterla. Era debole al segno del rallentamento, forse utilizzandolo, non so, si blocca e gli faccio più danni. Boh, lo scopriremo al prossimo Wraith di turno. Però abbiamo completato st'opera. Ok, mastodontica. Un altro mutagene. Vediamo. E questo è giallo? No. La tristezza, credevo fosse della stessa tipologia di questi. No, sono uguali. Forse l'ho ottenuto dai Wraith. Mutagene di Wraith e di Wraith diurno. E anche un ingrediente alchemico. Dai, visto che sono uguali, equipaggiamo quello di Wraith normale, credo sia un po' meno raro. Ok, ora abbiamo guadagnato 40 punti esperienza, giustamente. Torniamo a dare la bella, la buona novella, no, la bella novella. La bella novella. La buona novella. Al nostro amico che aveva la bambina poveretta che stava male, aveva bisogno di acqua pura dal pozzo. Che poi in realtà quel pozzo è collegato semplicemente con l'acqua di qua fuori, ma vabbè. Ma so... Oh, che cazzo fai? Ma non ho capito, sono... Boh. Ma... Vabbè, c'erano fogli che però non mi hanno sbloccato missioni. Boh, vabbè. No, cosa mi sono mangiato per sbaglio? Amico. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker. I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now? No, non ho bisogno di oro. At this point, doubt I'll ever marry. You keep the coin from Mandy at our wedding. Raise a toast to my health then. Thank che you, bello. Master Witcher. Those warm words, you've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this, at least. For luck. Hey! Ma smettete di andarmi addosso. E poi le guardie decidono di uccidermi all'improvviso. Tutto a posto, Odolan. Ah, non parla più ormai. Ormai la quest si è finita. Quindi, essere buoni ripaga. Perché mi ha dato qualcosa? Non ho ottenuto i soldi, ma mi ha dato qualcos'altro. Un portafortuna? Che cazzo mi avrà dato? Però qua non c'è niente in realtà.
Belli sti guanti blu. Le armi. Ma cosa mi avrà dato? Forse qualche oggetto qua. Qua dovrebbe esserci qualcosa, ma non riesco nemmeno. Ah, ecco, sì, c'era sta polvere. Ok. Boh, vabbè. Ci è dato qualcosa, ma non sappiamo cosa. Dovrei riparare l'arma, tra l'altro. Andiamo dal fabbro. Madonna di salto. Allora, armi, come si riparano? Basta premere. Dov'è? Sono stati migliorati. No, non basta. A return customer. Welcome. Like it a Aspetta, forse nella creazione posso fare le bombe, no? No, il tutorial. Oh, ok. Ma vabbè, ripara. 55. Ma aspetta. Il fatto è che non ho altre spade d'argento, devo ripararla per forza. Ma cosa cambia? Ah, forse meno 18 perché è danneggiata. Ah, ecco. Cosa significa quel meno 18? Ma vabbè, non la ripariamo per ora. So long. Perché forse andando avanti con la quest principale, forse me la aggiusta in anticipo. Boh, speriamo che sia così. Va bene, è stato molto fruttuoso secondo me questo video, questa esplorazione. Ora io poi completo qua sotto e come detto ci vedremo direttamente nel prossimo video, direttamente qui, per continuare finalmente con la storia. Grazie per avermi seguito, al prossimo video. Saluti da Gaming & Knowledge.